Allora, parliamo di filtri, questo è l'argomento di oggi. Cominciamo, ci terrò occupati, penso, 3 ore in tutto. Dunque, che cosa sono filtri? I filtri sono dei sistemi lineari a due porte, quindi una porta d'ingresso e una porta d'uscita. Essendo un sistema lineare, un filtro si definisce in modo completo con la funzione di trasferimento. Se x di t è il segnale d'ingresso, la cui trasformata di Fourier è x di f, il segnale d'uscita sarà y di t con una trasformata di Fourier y di f che, essendo un filtro e sistema lineare, sarà uguale al prodotto di h di f per x di f. Va bene? Questo è una cosa che ovviamente già conoscete. Vediamo quali sono le cose importanti da riconoscere dal punto di vista, diciamo, del circuito elettronico. Dunque, noi facciamo una prima categorizzazione di filtri in due classi, i filtri passivi e i filtri attivi. I filtri passivi sono filtri che hanno solo elementi passivi, cioè quindi, essendo lineari, resistenze, capacità e induttanze. Per esempio, questa squadra RC è un filtro passivo. La porta d'ingresso è questa, questa è la porta d'uscita, c'è una sua funzione di trasferimento. E questo è così, un filtro passivo. Un filtro può essere anche attivo, e un filtro è attivo se ha tipicamente un amplificatore o un transistore, insomma dei dispositivi o dei circuiti capaci di generare amplificazione di potenza. D'accordo? Quindi un filtro passivo, di fatto la potenza del segnale in uscita viene fornita dall'ingresso; in un filtro attivo la potenza del segnale in uscita non viene fornita dall'ingresso, viene fornita da un'alimentazione. D'accordo? Quindi la differenza principale a transistori o amplificatori. La differenza principale, comunque, questo ci tengo a sottolineare, non è il fatto che in un caso ci sono i transistori e nell'altro caso non ci sono. La differenza principale è che se io vado a fare un diagramma della potenza, la potenza in ingresso arriva dal segnale d'ingresso, la potenza d'uscita arriva dal segnale, esce col segnale in uscita, nel caso di filtro passivo. Quindi la Pout sarà una porzione della Pin, mentre una certa... mentre la differenza tra P-in e P-out viene dissipata internamente al filtro. D'accordo? In un filtro attivo invece c'è l'alimentazione, chiamiamola P-supply, no? L'alimentazione fornisce una potenza di ingresso e quindi la P-out di solito è maggiore della P-in, perché in realtà la potenza in uscita viene fornita dall'alimentazione. Questa è la differenza più sostanziale. E questo lavoro qua di prendere potenza dall'alimentazione e mandarla in uscita è quello che fa un amplificatore, come abbiamo visto, quello che fa un transistore quando viene usato come amplificatore, eccetera. Va bene, dal punto di vista funzionale ci conviene fare un'altra divisione in categorie dei filtri, in termini di banda passante, e, diciamo, categorie di filtri, mettiamo tra virgolette ideali. Questa è una cosa che facciamo spesso, no? Cioè, quando proviamo a dividere in categorie una certa cosa, una quantità, un oggetto,
attribuiamo delle qualità ideali alle categorie. Questo è semplicemente comodo a livello di schematizzazione. Poi un filtro reale non sarà mai uguale al filtro ideale che definisce la categoria, ma ci assomiglierà, no? Questo ci consente di semplificare la definizione di categoria. Abbiamo fatto lo stesso con gli amplificatori, adesso con i filtri facciamo una cosa simile e tipicamente abbiamo quattro categorie utili. Il filtro cosiddetto passabasso, che idealmente ha una funzione di trasferimento che è costante fino a una certa frequenza. Se faccio H in funzione di omega, in un filtro passabasso ideale, la funzione di trasferimento è costante fino a una certa frequenza e poi va a zero. Okay? Questo non è un diagramma di Bode, è proprio un grafico lineare, modulo della funzione di trasferimento, diciamo, frequenza. Quindi vale H0 fino a una certa omega H e poi vale 0. Quindi si può scrivere proprio semplicemente così. H uguale H0 se omega è minore di omega H e 0 se omega, diciamo, maggiore o uguale a omega H, per esempio, no? Questo è un filtro passabasso ideale. Analogamente, ovviamente, possiamo avere anche un filtro passa-alto ideale. Insomma, l'esercizio è facile perché vi potete immaginare come è fatto un filtro passa-alto ideale, no? Nel caso del filtro passa-alto ideale, noi abbiamo una funzione di trasferimento che invece ha un andamento di questo tipo. Quindi vale 0 fino a una certa frequenza che sarà il limite inferiore di banda e poi sopra quella frequenza vale una costante, per comodità chiamiamola H infinito. Quindi H è uguale a 0 se omega è minore o uguale a omega L. Ora non date importanza all'uguale, io potevo metterlo sopra o sotto, è indifferente, tanto è un punto soltanto. E invece è H infinito se omega è maggiore di omega L, quindi un passabasso ideale. E poi possiamo avere i passabanda ideali. Anche questo è abbastanza facile da immaginare come è fatto. Il passabanda ideale ha un grafico della funzione di trasferimento rispetto alla frequenza fatto così. Quindi ci sono due limiti di banda, inferiore e superiore, c'è un certo valore a centrobanda della funzione di trasferimento e poi abbiamo che H è uguale a 0 per frequenze più basse del limite inferiore di banda, è uguale ad HCB per omega compreso tra omega L e omega H ed è uguale a 0 per omega maggiore o uguale di omega. E abbiamo anche, per concludere, il filtro elimina banda, che elimina perfettamente una banda prefissata. Quindi, per esempio, avremo una cosa del genere. Cioè la banda eliminata, che ha il suo limite inferiore di banda e il suo limite superiore di banda, e al di fuori di questa banda la funzione di trasferimento è piatta, chiamiamola H0 per esempio, all'interno della banda la funzione è 0, quindi chiaramente è complementare come descrizione al filtro passabanda. Questa è divisione, eliminando, scritto invece che elimina banda. Elimina. Allora, per
Questi sono andamenti ideali, probabilmente già sapete che non sono possibili fisicamente, d'accordo? Cioè si riesce a dimostrare abbastanza facilmente che non si può avere una transizione brusca in una funzione di trasferimento di un filtro reale, che cioè sia causale, non si può avere una variazione in un intervallo di frequenza infinitesimo di del valore della funzione di trasferimento da valore finito a zero. Per cui questi filtri in natura non possono esistere. Cosa vuol dire che un filtro sia causale? Che la funzione di che la risposta al gradino, diciamo, cominci dopo l'inizio del gradino, per dirlo in termini semplici. Quindi non è, diciamo, queste sono andamenti idealizzati ai quali uno cerca di avvicinarsi. In realtà più è buono il filtro, più ci si avvicina, ma si deve sapere che ci si può avvicinare soltanto asintoticamente, cioè non si può mai veramente avere un filtro che abbia una funzione di trasferimento di questo tipo. Come è fatta la funzione di trasferimento di un filtro reale? È un pochino più complicata. Tipicamente, per esempio, ci sono tre differenze principali. Le transizioni non sono così brusche, no, tra diverse regioni di frequenza, e poi c'è un pochino di ondulazione, non sono così piatte le regioni dove la banda passa, no? Le regioni di banda passante non sono così piatte. Vediamo com'è fatto, ad esempio, un filtro passabanda, passabasso reale. Filtro per comodità mi conviene rappresentare stavolta il diagramma di Bode, quindi ci mettiamo H in dB e il logaritmo della pulsazione, e l'andamento è all'incirca fatto così, cioè nella banda passante in realtà io ho un po' di ondulazioni, la transizione è non istantanea, non è ripida, e poi ho ancora ondulazione, non è mai veramente zero la funzione di trasferimento dove dovrebbe essere zero, che è quella che si chiama banda soppressa, no? Idealmente dovrebbe essere zero, invece è fatta così. Quindi questo è un andamento qualitativo, e come si descrive sinteticamente questo andamento? Chiaro, non si può descrivere come il filtro ideale, perché bisogna dare qualche informazione di quanto è grande questa ondulazione e quanto è ripida questa pendenza nella transizione, però non ha neanche tanto senso andare a definire perfettamente l'andamento della curva, cioè un dato di dettaglio eccessivo. Che cosa fa? Che cosa si fa? Si definiscono delle quantità sintetiche che mi descrivono le qualità principali del filtro senza dover descrivere perfettamente l'andamento. E quali sono queste quantità? Ecco, vediamole un attimo insieme. Si fa, prendiamo un colore. Allora, innanzitutto si guarda il massimo nella banda passante e quello si chiama H0. Poi si guarda quant'è il massimo dell'ondulazione nella banda passante, questa quantità, e questa quantità si chiama ripple, a volte si indica con la lettera xi, in inglese si chiama ripple, che vuol dire ondulazione. Quindi invece di definire perfettamente l'andamento ci si accontenta di dire quant'è l'escursione massima che si ha nella banda passante. Poi si traccia qua la retta pari ad H0 meno 3 dB, quindi questi sono 3 dB, questa sarà H0 in dB meno 3 dB, e questa intercetta è quello che si chiama omega H, cioè il limite superiore di banda meno 3 dB, come da definizione. Ok, questo è il limite superiore di
Wanda ha meno 3. Ebbene. Ok. Poi, qui bisogna dire a che punto si considera la banda soppressa. Quindi qui si definisce un'altra distanza, una certa attenuazione della banda soppressa. Questo si stabilisce in modo abbastanza arbitrario. Quindi questa qui è l'attenuazione della banda soppressa e dunque chiamiamola quindi A in dB, e poi questa frequenza qua è il limite inferiore della banda soppressa, d'accordo? Per esempio lo chiamiamo omega S, limite inferiore della banda soppressa. Quindi l'attenuazione è la quantità, diciamo, che mi consente di dire ok, se la funzione trasferimento è attenuata di questa quantità, posso considerarla trascurabile. D'accordo? Quindi questo mi consente di definire tre regioni di frequenza distinte, perché vedete io ho la banda passante, che è questa, quindi che arriva fino a omega, da 0 a omega h, giusto? Poi ho da omega s in su la banda soppressa, e poi ho la regione che c'è tra omega h e omega s, che si chiama banda di transizione. Ok, quindi un filtro si definisce con queste quantità, che sono relativamente poche. Proviamolo a contare un attimo. Io devo sapere quindi quanto amplifica nella banda passante, qual è il ripple nella banda passante, qual è il limite superiore di banda, qual è l'attenuazione della banda soppressa e qual è il limite inferiore della banda soppressa. Quindi questi 5 parametri mi definiscono le cose importanti del filtro passabanda. Ecco, di solito questi 5 parametri, se io sono un progettista del filtro, sono per me le specifiche del filtro. Cioè, chi mi chiede di fare un filtro mi dice fammi un filtro con questi 5 parametri. Poi il dettaglio della curve in realtà poi non interessa dal punto di vista pratico a nessuno. Ok? E chiaramente in un filtro ideale avrei ripple 0, banda soppressa, limite banda soppressa uguale al limite superiore di banda, quindi banda di transizione nulla, e l'attenuazione della banda soppressa infinita. Poi, ovviamente mi devo accontentare. Analogamente, senza stare a fare tutti i conti e tutto il disegno, la stessa cosa si può definire per un filtro, per esempio, passa alto ideale, è uguale discorso, ma anche per un filtro passa banda ideale. Non ideale, volevo dire reale. Anche in quel caso, non faccio tanti discorsi, faccio semplicemente il disegno dei parametri che sono importanti. Io avrò il diagramma di Bode di ampiezza, e invece di essere fatto come l'ho disegnato prima, sarà fatto così. No? Per cui dovrò definire un certo numero di parametri come abbiamo fatto prima, quindi praticamente sono gli stessi di prima, non è che cambia, anche, cioè dovrò definire il guadagno a centrobanda prendendo il massimo, quindi questo sarà HCB in dB, poi qua prendo l'ondulazione massima e questo per me sarà il ripple, va bene, poi prendo una curva
3 dB sotto guadagno a centrobanda e definisco il limite, questi sono 3 dB, e definisco il limite inferiore di banda e il limite superiore di banda della banda passante. Poi definisco l'attenuazione, quindi questa qui sarà A in dB, e l'attenuazione mi consente di definire i limiti della banda soppressa. Quindi il limite superiore della banda soppressa inferiore e il limite inferiore della banda soppressa superiore. Ok? Va bene? Quindi avrò chiaramente, di nuovo senza scrivere tutto, una banda soppressa inferiore, una banda di transizione inferiore, una banda passante, una banda di transizione superiore e una banda soppressa superiore, no? Ho 5 regioni distinte. E di nuovo, per definire il filtro passabanda, in realtà a questo punto mi basta un numero piccolo di parametri, perché mi serve sapere il valore della funzione di trasferimento a centrobanda, il ripple nella banda passante, i limiti di banda inferiore e superiore della banda passante, i limiti di banda della banda soppressa e quant'è l'attenuazione della banda soppressa, che è il numero di parametri che devo considerare, è non l'abbiamo evidenziato, abbastanza piccolo. Ok, quindi a questo punto cosa abbiamo visto? I filtri attivi e passivi, le categorie dei filtri ideali, quali sono i parametri sintetici che mi servono per definire un filtro reale. Ok, allora adesso ci concentriamo su una categoria ancora più particolare di filtri, che è di interesse molto che è di grande interesse in elettronica, perché rappresenta dei moduli elementari con cui posso realizzare qualunque tipo di filtro. Okay? Questa categoria di filtri è quella dei filtri biquadratici, che adesso andiamo a vedere in un po' di dettaglio. Ora, sarà abbastanza evidente perché sono così utili i filtri biquadratici. Vediamo innanzitutto che cosa sono. Biquadratici. Filtri biquadratici hanno una funzione di trasferimento del secondo ordine, col denominatore del secondo ordine e anche il numeratore del secondo ordine. Quindi, per esempio, hanno un andamento di questo tipo. Prego. Questo è un brutto segno, perché, aspettate, scrivo qui. Allora direi che facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo. È andato via? No. Allora.